Benvenuti praticamente nella mia terra. Adesso vi porto in un'estensione fantastica che è Zanzibar. Andiamo nell'arcipelago di Zanzibar che si trova circa 20 km a est da Bagamoyo, che è una piccola cittadina della Tanzania. Zanzibar in realtà è l'arcipelago di Zanzibar e l'isola principale è Unguja, identificata oggi come Zanzibar. È formato l'arcipelago da Unguja, Pemba, che è un'isola all'incirca grande 1500 km quadrati, la metà di Zanzibar circa, più 40 altre piccole isole. Ci si arriva se prendiamo un solo soggiorno con i charter, che Neos e Blu Panorama, che partono con frequenza settimanale dai principali aeroporti italiani, volo diretto con possibilità di un piccolo scalo tecnico a Mombasa in alcuni periodi, oppure a Nosy Be, quindi in Madagascar, soprattutto per il mese di febbraio-marzo. Si può arrivare anche con i voli di linea, con Turkish via Istanbul, Qatar via Doha, Emirates via Dubai ed Ethiopian via Addis Abeba. Perché scegliere Zanzibar? Innanzitutto per la vicinanza alla Tanzania, che è ideale per fare un'estensione mare, e per il suo mare fantastico. Ogni angolo di Zanzibar ti fa veramente innamorare e ti rapisce, perché scene di vita quotidiana. Sembra un po' di tornare indietro nel tempo, lì tutto si è fermato e c'è ancora questa atmosfera magica che è il Mal d'Africa alla fine, perché esiste ed è veramente straordinario. Si fanno esperienze uniche a partire, come dicevo, dalle scene di vita quotidiana, vedere ancora la vera realtà di un'isola, anche a livello proprio naturalistico, ad esempio l'esperienza con i delfini, e qui c'è molto frequentemente la possibilità di incontrare lo squalo balena. Infatti la National Geographic aveva proprio nel 2017 fatto un reportage sul fatto che lo squalo balena ama questi posti. In particolar modo è facile da avvistare a Zanzibar, a Pemba, cioè a nord di Zanzibar, sull'isola di Mafia, che resta all'incirca 50-60 km a sud di Zanzibar. È ricca di colori, veramente quando girate l'isola vedete questi dipinti che sono affascinanti, poi il contrasto tra il mare e la natura, pazzesco. Quando andare a Zanzibar? Tendenzialmente ci sono i periodi delle piogge, che sono aprile, maggio e giugno, e quindi sono sconsigliati, e i periodi delle piccole piogge, che vanno all'incirca dalla seconda parte di ottobre e novembre. Non è che non si possa andare, è che c'è più possibilità che ci possa incontrare qualche piccolo temporale o qualche piccola pioggia. Per il resto, la nostra stagione estiva, compresi dicembre, gennaio e febbraio, sono i mesi migliori in assoluto. Marzo tendo a sconsigliarlo leggermente in quanto è molto umido e quindi tende già ad andare verso la stagione delle piogge. Ci sono delle zone differenti a Zanzibar. Partiamo dalla zona est, centro-sud-est, che è Kiwenga e Nchambi, che sono le zone più conosciute, ma anche quelle dove risentono di più della bassa marea. La bassa marea, è importante dirlo, non è un problema, anzi, è quella che rende le giornate uniche, perché avete proprio questo mare che cambia sfumatura in continuazione. E ci sono anche dei pontili che rendono praticabili queste zone e delle zone che vengono chiamate piscine naturali. Quindi fare il bagno non è impossibile, bisogna solo camminare qualche metro per poi raggiungere queste piscine naturali. Poi passiamo alla zona nord, Nungwi, una delle più rinomate e amate, insieme a Kendwa, perché hanno questo mare che risente meno delle alte e basse maree e ha un contrasto fortissimo. Qui proprio l'oceano, io lo chiamo l'oceano dei contrasti, quando invece nella zona di Kiwenga Michambi, Pai, è più un oceano sfumato, resta un po' come la zona di Lemoore Mauritius, un dipinto, olio su tela. E poi la zona nord è quella conosciuta per i tramonti, infatti lo consiglio sempre anche per chi è a Kiwenga di fare un'escursione via mare in dhow, che è la barca tipica zanzibarina, per andare a ammirare il tramonto e fare aperitivo al tramonto. È una delle esperienze veramente fantastiche. Alessia, ti interrompo, scusami, un secondo, una mia curiosità, ma nel Ecco. periodo nostro ideale per andare a fare i safari, quindi luglio, agosto, settembre, com'è la temperatura dell'acqua a Zanzibar? Buona, vero? La temperatura dell'acqua è sempre calda qui. Siamo all'incirca tra i 24 e i 26 gradi, quindi Fantastico. si sta benissimo. Oltretutto, poi col fatto che c'è la bassa marea, l'acqua si scalda in fretta.
E quindi ci sono dei momenti in cui è veramente caldissima e altri in cui è ideale. Ci sono le escursioni che sono possibili da fare. Zanzibar è anche conosciuta perché il 5 settembre del 1946 qui nacque Freddie Mercury. E è stato aperto recentemente anche il museo di Freddie Mercury, che si trova a Stone Town, nella capitale. È possibile fare lo Spice Tour, che è per andare a scoprire le piantagioni delle spezie, perché Unguja, Zanzibar, Pemba e Mafia Island sono conosciute proprio per la rotta delle spezie. Qui una volta queste isole erano foreste, poi c'è stata la deforestazione che ha permesso di piantare tutte le varie tipologie di spezie, tra cui la cannella, e abbiamo anche tantissime piantagioni. Una cosa che mi ha colpito veramente tanto di Zanzibar è stato il profumo, oltre che delle spezie, anche il profumo di mango, perché ci sono queste piantagioni di mango ovunque e proprio lo senti, passeggi e senti questo profumo di mango. Spettacolare. È possibile fare anche l'escursione a Prison Island, dove troviamo le tartarughe che sono state importate dalle isole Seychelles, quindi le tartarughe di terra, abbinabile a una cupenda, che è la famosa lingua di sabbia, che in base alle alte e basse maree scompare e riappare. Una cupenda è in lingua Swahili, significa ti amo, ed è una virgola in mezzo al mare che proprio guarda la zona delle tartarughe di Prison Island. Queste sono foto che avevo scattato io ormai 3 anni fa e Che ero a bello! metà febbraio, infatti si vede che stava già iniziando a cambiare il tempo. E poi passiamo a una delle isole più conosciute. Questa qui è l'isola di Bill Gates, l'atollo di Mnemba, che non è solo un resort di estremo lusso dove hanno soggiornato i più importanti attori e cantanti, ma è anche una possibile escursione, in quanto ha una barriera corallina veramente fenomenale. Ma qui sei alle Maldive, scusami qui, no? Praticamente sì, ha queste sfumature, queste lingue di sabbia che sono veramente incantate e ti portano a fare snorkeling in questa zona e in questa zona qua, per poi andare a tornare sulla terraferma e mentre si va a Mnemba si passa vicino alle piscine naturali ed è possibile avvistare anche i delfini. La foto che ho fatto nella presentazione delle esperienze uniche. E questo è il mare, effettivamente, sono proprio le Maldive. Ma in generale Zanzibar ha un mare veramente strepitoso che molto si avvicina molto a quello che è il mare delle Maldive. Poi c'è l'escursione alla Jozani Forest, che si passa per un giardino di mangrovie, fino a vedere loro, la famosa scimmia dalla schiena rossa, che si trova solo qui a Zanzibar. Poi conosciutissimo il The Rock, un piccolo ristorantino localino che si trova su questa roccia che quando si alza c'è l'alta marea, è praticamente isolato in mezzo al mare. È gestito da italiani, si mangia divinamente e è un'esperienza che consiglio. Si trova nella zona di Michambi, quindi è più indicato per chi sta verso il centro-sud dell'isola. A nord è fattibile, però se si trascorre tutta la giornata effettivamente in questa zona, perché poi diventa distante, è all'incirca 1 ora e mezza, perché a Zanzibar le strade sono sterrate e pochissime parti sono asfaltate. All'incirca le portate qua costano tra i 12 e i $15. Questo qui è il piatto speciale del The Rock, il The Rock Special, e viene $42. E poi comunque sorseggiare un drink seduti qui è fantastico, veramente merita. Poi ci sono altri localini, per esempio nella zona di Nungwi c'è il Coccobello che fanno delle crepe straordinarie, ovviamente dove c'è il cibo ci sono io. E poi c'è anche il Mamma Mia, che allo stesso tempo vi trovate alla fine verso nord della spiaggia di Nungwi e avete questo mare sotto, che è fantastico, resta leggermente rialzato e si fanno delle esperienze culinarie veramente straordinarie. Anche questo è gestito da italiani, come il Coccobello, e fare una passeggiata, anche solo andare a prendere gelato, merita. Alcune strutture che consigliamo qui, Zanzibar va bene per tutti, veramente per coppie di sposi, ma anche per famiglie con bambini o amici.
Ci sono diverse tipologie di strutture che vanno dalla più semplice a veramente al resort di lusso, addirittura le isole private. E questi sono, ci sono dei villaggi oppure dei resort internazionali, dei boutique hotel che molto spesso, come succede alle Seychelles, hanno dei costi più elevati rispetto a dei resort internazionali. Quindi si coprono tutte le esigenze, da chi Sì. vuole il villaggio, a chi vuole la struttura grande, a chi cerca invece la struttura più particolare, piccolina, Sì, chi di vuole più lusso. un'esperienza anche local, diciamo, però hanno tutti i comfort questi resort. Poi Sono Pemba. veramente curati nel dettaglio. E poi c'è la possibilità di andare sia a Pemba, proprio come resort, oppure a Mafia Island. Siamo all'incirca 40 minuti di volo da Re Salam e all'incirca da 30-40 minuti sempre da Zanzibar City. E questo è uno dei resort che è più conosciuto. Siamo a Ndayana, che ha veramente una spiaggia fenomenale. Pemba e Mafia sono veramente delle isole verdi. Pemba soprattutto è conosciuta come l'isola verde. E ci sono dei fondali che meritano soprattutto per chi vuole fare una vacanza di sub, anche semplice snorkeling. E poi abbiamo a Pemba il Manta Resort, conosciuto per avere l'unica camera immersa in mezzo al mare con la camera praticamente underwater dell'Africa. E poi passiamo a Mafia, che veramente ha delle strutture un po' più semplici, però sei in un'atmosfera magica, Mi hanno perché raccontato dei ragazzi che sono stati che è veramente un posto è magnifico. veramente è magico, veramente. Ma in Natura. generale l'arcipelago di Zanzibar, di Mafia Island, entri in un'atmosfera avvolgente, proprio ti si ferma il tempo e oltre a innamorarti scopri veramente un'altra realtà. Io le consiglio sempre, tendenzialmente qui per fare una settimana a Zanzibar, in un buon periodo, quindi che può essere magari gennaio, partiamo dai 1.800 euro. Ovviamente dipende sempre dalla tipologia di struttura e da cosa vogliamo, perché si può fare tutto. Invece saliamo verso i 2.500 euro se vogliamo fare Pemba o Mafia, sempre una settimana. Faccio un piccolo sondaggio, aspetta che sono curioso, voglio sapere, gli sposi che ci stanno guardando sono più attratti come dire, dalle strutture più grandi o meno grandi? Cioè volete più una struttura, come dire, tipo boutique hotel con magari meno servizi, perché ovviamente il boutique hotel magari non ha una spa grande, eccetera, ma più cosa? Oppure volete più la struttura classica, il villaggio, il Veratura e quant'altro? Così vediamo, adesso noi andiamo avanti nella spiegazione, ma intanto vediamo di avere Io in qualche realtà ho informazione. finito perché Ah, ok. Zanzibar è un'emozione, come ho già detto. Sì, tra l'altro scusami se ti interrompo, ripeto ancora, è molto facile da raggiungere da Dall'Italia, perché Tanzania, ci sono i voli perché diretti. voli diretti dall'Italia, se fai il safari in Tanzania puoi farlo poi ai 40 minuti di volo, puoi decidere di fare le 2 settimane a Zanzibar o la settimana a Zanzibar e andare a fare dei safari in Tanzania, lì il minimo sindacale sono 2 notti. Per favore, non fate il safari di una notte perché non serve a niente, assolutamente state buttando via i costi. C'è Sì, Emanuela che ci scrive. Puoi fare un ripetere safari per di 2 notti. favore? Forse Dimmi. scusami, ti ho interrotto. Non so, Tranquillo. Emanuela, se mi scrivi che cosa dobbiamo ripetere perché la sto leggendo adesso, non so a che punta hai perso Sì, sui costi, scusate. intende sui costi, i costi che di cui parlavi, che non sono stati I chiari. costi di cui parlavo sono, io faccio, mi baso sui periodi migliori, quelli più indicati. Sono a partire dai 1.800-1.850 euro per una settimana solo Zanzibar. Ovviamente Certo. sono costi che variano perché possiamo scegliere veramente, abbiamo un'offerta di strutture che è incredibile. Come ho già detto, partiamo dall'albergo un po' più grande a veramente al boutique hotel che è quello da 12 camere, 30 camere e quindi c'è un'atmosfera un po' più intima. Una cosa importante è che si possono sempre fare le famose cene romantiche di cui io sono innamorata, al tramonto, le cene romantiche in spiaggia e sono acquistabili in loco e partono all'incirca dai 50 dollari a persona a salire. Ovviamente dipende sempre dal menu e dal setup, quindi dall'ambientazione che si vuole ricreare.
Tu sei una romanticona, quindi Io ovviamente sì, vai di scene romantiche, va bene, abbiamo sono capito. proprio, sì. Va bene così, è giusto. Sì, si Allora, ci capisce. E chiedono, poi, meglio di quello iniziare che da mi dicevi, safari? Scusami, vai pure. dei safari, la possibilità di farlo, è possibile e partono all'incirca dai 1050 euro per persona, poi dipende sempre cosa si vuole fare, quello dei due Certo. notti, perché anch'io quello di una notte non lo consiglio mai perché non ne vale la pena. Ok. Bisogna godersela la Tanzania, è un posto magnifico e merita veramente del tempo. E a parte il discorso Covid di adesso, non è assolutamente un paese pericoloso. Credetemi, quando ci siete vi renderete conto che sia dal livello sanitario che a livello politico, sociologico, cioè il viaggio che voi farete sarà un viaggio assolutamente tranquillo. Ci chiedono se è meglio iniziare dal safari e poi fare mare o viceversa. Non cambia assolutamente niente. Noi abbiamo seguito l'ordine che normalmente su 9 casi su 10 ci viene chiesto dagli sposi, che ha anche un suo perché, e cioè iniziamo con la parte, tra virgolette, un po' più faticosa, nel senso che bisogna magari alzarsi al mattino, bisogna fare dell'attività, quant'altro, per poi terminare con il relax e con l'abbronzatura. Però si può fare assolutamente anche al contrario. Per chiudere il discorso costi, proviamo a immaginare, allora anche lì i safari in Tanzania possono essere di tantissimo tipo, avete visto le differenze di strutture e quindi le differenze di prezzi che ci possono essere, però immaginare un viaggio di nozze fatto, come dire, su misura con il tuo ranger che ti porta in giro con la Jeep per 7 giorni, più i 7 giorni, 8 giorni di mare e quant'altro, dovete immaginare. Con un prezzo finito siete intorno dai 4.000 euro a salire, meno è molto difficile perché comunque la Tanzania è un paese assolutamente, come dice, l'Africa è un paese caro se fatto in queste maniere. Ne vale però assolutamente la pena. Credetemi, finché non ci arrivate non capirete che cosa vuol dire avere la magia di vivere all'interno del Gorongoro Serengeti, di fare un safari, di poter dormire e vedere questi tramonti o di fare un soggiorno mare in questi posti che Zanzibar io trovo che abbia perso un po' di fascino perché sono con tutti i posti dove arrivano i charter, sembra che siano di massa. Nella realtà Zanzibar hai tutte e due le soluzioni, no, Sì, Alessia? Quindi c'è dipende sempre tutto. dalle zone, perché ci sono delle zone Esatto. anche di Nungwi che restano leggermente più isolate e meno battute dal turismo del charter, quindi c'è meno affluenza turistica. Ovviamente Zanzibar è un'isola meravigliosa ed è visitata veramente tanto, però c'è sempre quell'atmosfera che non è mai troppo piena di turisti. Cioè, è veramente un'atmosfera magica, perché le persone possono fare veramente tanto, girare sulle isole, girare nell'entroterra stessa, quindi andare a Giozani, Certo, andare a Stone Town. certo. E È molto varia, non è consigliata, sì, monotona. non è mai monotona, anche se tu stai per una settimana sulla stessa spiaggia, non vedrai mai lo stesso tramonto, non vedrai mai la stessa alba e soprattutto il mare non sarà mai lo stesso, perché cambia sfumatura, cambia atmosfera. E poi l'alta e la bassa marea sono quelle che fanno. La magia. Sì. Allora, dunque, ci fanno ancora due domande. Innanzitutto vedo che sta vincendo il boutique hotel, o comunque la struttura più piccolina. È corretto ed è giusto, stiamo parlando di viaggi di nozze per lo più, ok? Poi ci chiedono a chi potete rivolgervi. Allora, ovviamente due informazioni basilari. La prossima settimana l'incontro della Perinozze non è più martedì, ma è anticipato a lunedì, ok? È l'unica eccezione che avremo, sempre alle 7 di sera e andiamo in Polinesia, quindi proprio dietro l'angolo, visto che se dobbiamo farla, la facciamo bene. Quindi lunedì prossimo Polinesia e Isole Figi e Cook. Invece, per quanto riguarda, ci chiedono come a chi dovete rivolgervi. Allora, potete rivolgervi ovviamente a noi, Pianeta Gaia. Noi siamo di Torino, quindi ci trovate in centro in via Maria Vittoria 41. Oppure potete scriverci se andate sul sito www.pianetagaia.it. Oltre a una marea di informazioni, potete conoscere anche. Come dire, le nostre facce, oltre a quella di me, di Alessia, anche tutte le altre persone. Per quanto riguarda Safari in Africa, parlerete con me o con Lucia. Per quanto riguarda il mare a Zanzibar, parlerete con Alessia o qualche sua collega. Non chiedetemi di portarvi al mare perché non vi tratterei troppo bene, però invece sento di trattarvi bene per farvi fare il safari. Okay? Siamo un po' divisi per settori, chiamateci e noi, insomma, faremo il possibile per venirvi incontro. Emanuela ci ringrazia perché è stata con noi alle Maldive, è stata super soddisfatta. Grazie mille. Allora, Emanuela, adesso dal mare passa in un posto meno marittimo, vediamo se io riesco a soddisfarti e essere all'altezza dei miei colleghi. Direi che abbiamo finito. Ringrazio veramente tutti, siete stati, come dire,
Preziosi, anche questa sera ci avete fatto passare, speriamo di avervi fatto passare un'oretta e un quarto svagando un po' dal periodo non certo felice, ma arriveranno tempi migliori, ne siamo certi tutti. Alessia, grazie mille per essere Assolutamente. stata con Grazie noi. ancora a tutti, grazie a te Gianni e ci vediamo presto. Ci vediamo, ciao a tutti, buona Buona serata, serata a tutti. buon aperitivo, anzi buona cena ormai. Buona cena. Ciao. Ciao ciao, devi chiudere tu, Alessia. Chiudo.